Storia dell'arte. Impariamo le affinità e le differenze tra il Tempio di Venere Roma, Roma, e il Tempio di Zeus Olimpio, Atene. Ecco, cerchiamo di capire le differenze esistenti tra questi due templi meravigliosi, stupendi e che sono accomunati dallo stile corinzio, quindi colonne corinzie, e sono accomunati certamente anche dall'imperatore che ha reso tutto questo possibile, visto che il Tempio di Venere Roma è stato fatto costruire dall'imperatore Adriano, che addirittura ha progettato tutto questo tempio, e il Tempio di Zeus Olimpio di Atene è stato fatto portare a termine proprio dall'imperatore Adriano. Quindi sono due templi che hanno già questo punto di contatto, ma ovviamente hanno anche delle differenze. Quindi Venere Roma si trova a Roma e Zeus Olimpio si trova ad Atene. Stile corinzio, Venere Roma, secondo secolo d.C., inaugurato da Adriano, completato da Antonino Pio, quindi l'imperatore successivo ad Adriano, che regnò tra il 138 e il 161 d.C. Anche il Tempio di Zeus Olimpio ad Atene è di stile corinzio, completato nel secondo secolo d.C., dopo diversi secoli appunto dall'imperatore Adriano. E il Tempio di Venere a Roma e il Tempio di Zeus Olimpio presentano delle peristasi differenti. Per quanto riguarda il Tempio di Venere a Roma, abbiamo un 10x20, quindi 10 alla facciata corta e 20 alla facciata lunga, per un totale di 56 colonne perimetrali a formare la peristasi. E il Tempio invece di Zeus Olimpio è un 8x20, quindi una facciata corta di 8 colonne, 52 colonne perimetrali a formare la peristasi dell'edificio, ma all'interno quindi ci sono anche altre colonne. Prima di entrare nell'ingresso vero e proprio degli ambienti dei templi, poi vedremo che il Tempio di Venere a Roma ha una particolarità legata a una duplice cella, una delle quali è riservata alla dea Roma e un'altra è riservata alla dea Venere. Il Tempio di Zeus Olimpio di Atene ha delle colonne corinzie, anch'esso delle colonne corinzie alte 17 metri, mentre le colonne corinzie del Tempio di Venere a Roma erano alte 20 metri circa. Ricordiamoci che stiamo parlando del più grande tempio del mondo antico, questo Tempio di Venere a Roma. E questi due templi avevano quindi delle dimensioni considerevoli. E qui li possiamo vedere praticamente se fossero uno vicino all'altro, come si raffronterebbero, cioè avremmo una comparazione del genere. Il Tempio di Venere a Roma non si sa di per certo quanto fosse alto, ma era altissimo, aveva una larghezza, pensate, di 102 metri e una lunghezza di 172 metri, qualcosa di veramente colossale. Mentre il Tempio di Zeus Olimpio ad Atene aveva una larghezza di 41 metri e una lunghezza di 108 metri. Quindi praticamente, per quanto riguarda la larghezza, il Tempio di Venere a Roma è più del doppio rispetto al Tempio di Zeus Olimpio. E comunque anche in lunghezza è quasi, diciamo, proprio quasi la metà, ma comunque è sicuramente notevolmente più lungo rispetto al Tempio di Zeus Olimpio. Il Tempio di Venere Roma è un tempio dittero con due file di colonne davanti ai due ingressi delle celle. Vedete, c'è una colonna, ci sono delle colonne corinzie davanti e poi c'è un'altra fila di colonne prima dell'ingresso di ogni cella. Mentre il tempio di Zeus Olimpio è più piccolo, però ha una particolarità legata al fatto che la porta principale è preceduta da tre file di colonne. E qui vediamo l'imperatore Adriano. Cosa ispira questo tempio? Beh, questo tempio certamente avrà ispirato magnificenza, imponenza e solidità. Stiamo parlando del più grande tempio dell'antichità. E la particolarità, la peculiarità di questo tempio è certamente legata al fatto che l'edificio aveva due celle per ogni divinità venerata. Il Tempio di Zeus Olimpio, che tra l'altro si vede spesso, se insomma,
si va a vedere l'Acropoli ed Atene al centro, si nota questo edificio che si trova nella parte proprio centrale della città di Atene, non sull'Acropoli. Si notano ancora alcune colonne in piedi. Beh, sicuramente sarà stato un tempio elegante, armonioso, ma al tempo stesso imponente, con una cella. I frontoni del Tempio di Venere a Roma erano sicuramente decorati con sculture relative alle vicende delle due divinità, Venere e Roma, anche se non è aggiunto praticamente nulla ai giorni nostri, mentre i frontoni del Tempio di Zeus Olimpio erano decorati con sculture relative alle vicende degli dei, quindi di Zeus e di altre divinità. Il Tempio di Venere a Roma fu fatto costruire appunto dall'imperatore Adriano, come abbiamo già sottolineato in precedenza, e progettato dall'imperatore in persona. Doveva essere il più grande tempio di Roma e doveva simboleggiare la grandezza e la gloria dell'impero romano. E diciamo che molto probabilmente ci riuscì perché fu un edificio veramente enorme, colossale. Il Tempio di Zeus Olimpio fu costruito nell'arco di 6 secoli, durante i quali i lavori ripresero e si interruppero più volte. Pensate alle peripezie vissute nella fase costruttiva appunto di questo edificio. Inizialmente le colonne del lato lungo dovevano essere 22 e furono successivamente portate a 20. Adriano riuscì nell'impresa di portare a termine la costruzione di questo edificio. Il Tempio di Venere a Roma è un tempio che aveva il tetto ricoperto di tegole ed è un tempio che seguiva lo stile corinzio, che ovviamente era lo stile più diffuso probabilmente nella Roma imperiale. E il tetto era ricoperto di tegole anche quello del Tempio di Zeus Olimpio ad Atene ed è probabilmente l'unico vero tempio corinzio presente in Grecia, quindi è uno stile che nasce in Grecia. Ci sono altri esempi di corinzio, soprattutto a Delfi, l'interno della Tholos, però probabilmente un tempio vero e proprio corinzio all'infuori del tempio di Zeus Olimpio non c'è o comunque non è stato trovato, quindi probabilmente è l'unico tempio corinzio presente in Grecia. Il tempio di Venere e Roma, tra i materiali usati, il Tempio di Zeus Olimpio, di Atene annovera fra i materiali usati del marmo pentelico, e del calcare poroso. Tra l'altro, il marmo pentelico è un tipo di marmo che era stato utilizzato molto anche, per il Partenone, quindi per l'Acropoli in generale, quindi è un, materiale che è stato utilizzato più volte per la costruzione di questi edifici sacri. I materiali usati per quanto riguarda il Tempio di Venere a Roma sono il marmo e granite e la granite di colore grigio proveniente dall'Egitto. Il Tempio di Venere a Roma era circondato da un doppio colonnato che qui si può vedere dall'alto con dei propilei al centro, quindi degli ingressi maestosi al centro, mentre il Tempio di Zeus Olimpio era lontano dall'Acropoli, ricordiamo che si trovava proprio nella parte sotto della città, insieme alle costruzioni civili e al resto degli edifici, e non era circondato da altri colonnati e propilei. Il Tempio di Venere a Roma andò in rovina nel corso dei secoli e fu soggetto a diverse spoliazioni, e un terremoto del IX secolo contribuì alla sua distruzione definitiva. Il Tempio di Zeus Olimpio non si riprese mai completamente dal saccheggio degli eruli del 267 d.C. Fu successivamente utilizzato come cava per la costruzione di altri edifici.